dovrebbe essere in collegamento con noi un ospite molto gradito, eccolo qua, Luca Cordero di Montezemolo. La ringraziamo, buongiorno Presidente. Buongiorno. Ruolo fondamentale di Telethon, c'è grande soddisfazione quando si mette un mattone nuovo in questo percorso? Ma guardi, intanto io voglio dirvi che sono molto molto felice, anche solo purtroppo attraverso il video, di essere lì oggi con voi. E lo sono per molti motivi. Prima di tutto perché è una giornata importante. È una giornata importante per il territorio, è una giornata importante per una città seria, gestita da sempre molto bene, con una eccellente qualità di servizi. E quindi mi fa piacere che oggi il mio amico Alberto Fontana sia lì per festeggiare insieme a Trento, per festeggiare insieme alle autorità che saluto presenti e insieme a Villa Rosa questa importante iniziativa. Vedete, io penso sempre che le parole contino, ci mancherebbe altro, ma le due cose che contano di più sono avere della passione, avere dei progetti, voler e soprattutto realizzarli. Io devo dire che la Fondazione Serena e Alberto Fontana, con cui 15 anni fa abbiamo nuovamente risposto all'appello dei pazienti malati di distrofia muscolare. Dico nuovamente perché dovete sapere che Telethon è nato 30 anni fa proprio dall'incontro tra Susanna Agnelli e i malati e i pazienti affetti da distrofia muscolare. Ma 15 anni fa abbiamo nuovamente risposto presente all'appello di questi pazienti attraverso Alberto Fontana, che allora era il presidente dell'Unione Nazionale, dell'Unione Italiana alla lotta alla distrofia muscolare. E oggi è una giornata importante, è una giornata molto bella, perché intanto è si inaugura il sesto dei centri NEMO, Arenzano, Messina, Milano, Roma, Brescia e oggi Trento, Napoli e oggi Trento. E mi fa piacere che una riunione che poco più di un anno fa facemmo per aprire i lavori di questo centro, oggi significhino realtà, malgrado momenti difficili, malgrado tante situazioni anche dolorose che il Paese sta affrontando. Però vorrei dire due cose, secondo me, importanti, oltre ai ringraziamenti, a sottolineare l'importanza. Per noi di Telethon questa collaborazione significa fondamentalmente due cose. E uno, mettere a disposizione attraverso un modello innovativo le migliori scoperte, le migliori risorse, le novità più importanti che provengono dal nostro lavoro, che è quello di ricerca. Quindi essere vicino ai centri NEMO, prima di tutto sotto l'aspetto scientifico. E questo è il supporto che Telethon, attraverso la propria ricerca, che non dimentichiamo è generata dalla grande solidarietà e degli italiani, oggi Telethon è in grado di arrivare alle prime terapie, e questo è un fatto importante. La seconda cosa è una vicinanza vera, sentita, profonda con i pazienti e con le loro famiglie. È stato giustamente sottolineato dall'assessore un elemento importante, cioè non lasciare soli i pazienti, averle le famiglie vicino, e questo è un fatto molto molto importante. E direi infine che oggi possiamo affermare quanto investire in un solido apparato sanitario e nella ricerca scientifica di eccellenza sia assolutamente fondamentale per garantire alla collettività una qualità di vita adeguata. Vedete, finisco dicendo, non è inutile qui fare sempre delle lamentele, però purtroppo noi in Italia investiamo troppo poco in ricerca, troppo poco. Un paese che non investe in ricerca
qualunque sia la ricerca, è un paese che non pensa al proprio futuro. Ecco, da iniziative come oggi, con un territorio serio, con dei collaboratori importanti come Villarosa, con l'impegno di Alberto e di tutti loro e con il supporto di Telethon e con una grande collaborazione con il territorio, beh, credo che si diano delle risposte con i fatti e non solo le parole. Auguri, complimenti e godiamoci questa giornata così importante, dedicata soprattutto a chi da questa iniziativa mi auguro trarrà beneficio, che sono i pazienti. Grazie Presidente, deve aggiungere qualcosa? No, un saluto a tutti voi, il dispiacere di non essere in questa bella città di cui sono venuto diverse volte anche come presidente di Confindustria e dove spero di poter tornare e farmi anche qualche bella passeggiata. Ci contiamo e deve venire assolutamente a visitare prima di tutto il centro di Villa Rosa. Quello è sicuro, quella è la priorità. Grazie per il suo contributo importante, la lasciamo andare e la ringraziamo per aver partecipato.